Germano Quotidiano, Teleboario, oggi ha il piacere di intervistare Don Gigi Guerini, che è autore di un capolavoro, eh? Alzati e cammina. Già dal titolo. Perché qualcuno a un certo punto, nella prova del Covid, nella ripresa dopo circa 5 mesi di ospedale, mi ha detto alzati e cammina. Era il mio fisioterapista, un angelo di nome e di fatto, che mi ha rialzato in piedi dopo 5 mesi di ospedale, 25 giorni di terapia intensiva, 25 kg di meno, e ho dovuto riprendere tutto il cammino della vita. E qui è sintetizzato questo? Qui è sintetizzato quello che ho vissuto, ma la cosa bella è che ho stampato 18.000 libri praticamente. Addirittura 18.000? 18.000, è stato edito dalla Voce del Popolo e poi ultimo l'ho ciclostilato. Ah, ci sono delle fotografie? Ci sono delle fotografie, l'ho ciclostilato. Questa cosa rappresenta? E il vescovo che è venuto a trovarmi a casa a Marone, perché ho fatto 11 mesi a Marone. Mi sono ammalato proprio all'inizio, il 10 marzo. Il 24 marzo sono stato ricoverato a Iseo, sono andato in coma, diabetico, blocco renale. E diciamo una parola, intubato, in una parola buona, andato a Monza. Una parola buona adesso, a tutti i sofferenti. Ecco, quello che dico è che bisogna perseverare e continuare a guardare avanti. Qualcuno ha letto il mio libro, qualcuno che anche tu conosci, Fiore, Fiorenzo. Ah, perfetto. Lui ha letto il mio libro e lui dice che si è ripreso perché ce l'ha fatta qualcun altro. Ecco, quindi bisogna perseverare. Poi la nei via, momenti di la via è questa, è vero? La via, la strada. Mi dice due parole su questa chiesetta. Questa è una chiesetta appena restaurata, il santuario di San Cassiano. È stato restaurato recentemente, del 400, e la popolazione di zone ci tiene particolarmente. Oggi vedo che è aperta. E oggi è aperta, la domenica è sempre aperta. Quindi la possono visitare la domenica soprattutto. Sì, la domenica è sempre aperta. Perfetto. E è stata restaurata, naturalmente quelli di zone ci tengono perché c'è una Madonna miracolosa. E lei invece, dal punto di vista del suo servizio pastorale? Ecco, io quando mi sono ammalato ero a Passirano, Monterotondo Camignone. Ah. E ora sono a Odolo come aiuto perché le cose sono state lunghe, impegnative. Pian pianino. E faccio quello che posso. Grazie. E è importante per tutti, davvero. E c'è un detto dialettale, posso dirlo? Certo. L'onkel fa che il puckel pull, che il dis che il puckel sa, che il da che il puckel ga, le non de rispetta. E quindi dobbiamo rispettarci anche noi, il nostro corpo, i nostri doni, le nostre qualità, e guardare avanti e in alto. Grazie, Teleboario è fiero di aver intervistato, orgogliosa, un sacerdote, ecco, un testimone anche della sofferenza, ma sempre guardando avanti. Grazie. Grazie a te.